processo grandi eventi a Pescara. Oggi è il giorno della sentenza in tribunale, poco più di mezz'ora fa è terminato il lungo intervento del pubblico ministero. Ricordiamo che tra gli imputati ci sono anche tre ex assessori, ma per fare il punto e soprattutto per ricostruire un po' la storia di questo processo abbiamo in collegamento proprio dal tribunale di Pescara Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Paolo, usando una metafora calcistica, processo ai grandi eventi al comune di Pescara ai tempi supplementari dopo che il PM Luca Sciarretta ha deciso nell'ultima udienza odierna di affidarsi a una lunga replica di quasi tre ore in risposta e precisazione alle arringhe difensive dei sette degli otto imputati. Ricordiamo che per una di questi, Leila Colucci, dipendente ASL, lo stesso PM aveva chiesto l'assoluzione. Tesi di difensive poco attinenti all'impianto accusatorio nei confronti di tre ex assessori comunali, Giacomo Cuzzi, Moreno Di Pierantonio e Simona Di Carlo, del promotore musicale Andrea Cipolla e dei suoi collaboratori Gianfranco Berardinelli e Alessandro Michetti. Citando a più riprese la Cassazione, Sciarretta ha ribadito la sussistenza di tutti i profili legati ai reati contestati, che ricordiamo sono corruzione, finanziamento illecito dei partiti, turbata libertà degli incanti e turbata libertà nella scelta del contraente. Dal 2014 al 2019 l'imprenditore Cipolla si è visto assegnare tutti i 21 appalti legati ai grandi eventi del comune di Pescara in una sorta di regime di monopolio in cambio di dazioni di denaro per la campagna elettorale di Cuzzi, non regolarmente rendicontati, e perfino voti, i famosi 100 voti che Cipolla avrebbe assicurato, come risulta in diverse intercettazioni. Le prove, ha spiegato Sciarretta, ripercorrono fedelmente quelli che sono i tre passaggi fondamentali nel consumo del reato di corruzione, ovvero la corruzione passiva, la promessa, quella attiva, richieste pressanti di denaro e il contenuto delle dazioni, i famosi 5.000 euro che Cipolla avrebbe consegnato a Cuzzi, comprovato secondo Sciarretta anche la connessione tra dazione di soldi e voti e atti con la votazione positiva in giunta in qualità di pubblico ufficiale di Cuzzi di delibere in favore di Cipolla. Riconfermate dunque le richieste di pena, che ricordiamo 5 anni e 4 mesi a Cuzzi, 5 anni e 2 mesi a Di Pietrantonio e Simona Di Carlo, 5 anni a Cipolla, 4 anni a Summa, 2 Alessandro Michetti e Gianfranco Berardinelli. È in corso in questo momento, mentre vi parliamo, le controrepliche almeno di tre dei vari avvocati difensori, in particolare Giacomo Cuzzi, in particolare Massimo Galasso, Gianfranco Iadecola e Marco Spagnolo. Il giudice Marina Valente ha però detto di non prevedere uno slittamento della sentenza, che dunque ci sarà in giornata, non prima però delle ore 18. A te Paolo.